che cambia siamo noi. Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizione umana sia ammirevole. L'uomo che pianta gli alberi è un'associazione che nasce quasi 5 anni fa. È nata in un momento in cui mi è venuta un'ispirazione quando ho visto il film L'uomo che piantava gli alberi, in cui si racconta che questo uomo da solo aveva piantato tantissimi alberi in un posto desertico ed era riuscito a creare proprio un bosco. Io in effetti sin da piccola ho sempre conservato i semi e sempre piantato alberi. Quindi mi è venuta l'idea che anziché piantare alberi da sola volevo proprio creare un gruppo per fare in modo di salvaguardare la nostra terra piantando alberi, seminando sia semi che semi di consapevolezza, perché è importante proprio rendersi conto del perché siamo in questa situazione e come possiamo cambiare le cose. Andiamo a lanciare le palline d'argilla soprattutto in quei terreni che sono stati devastati dagli incendi. C'è una grande possibilità che queste piante crescano, perché i semi vengono protetti dall'argilla, vengono protetti dagli uccelli, così non si mangiano i semi. Quando piove abbastanza l'argilla si bagna, il seme fa la radice e in quel modo la pianta è sicura che andrà avanti benissimo. Questo metodo è un metodo inventato dall'agronomo giapponese Masanobu Fukuoka. Si lavora come si lavora il pane, diciamo, si crea una consistenza non troppo morbida, neanche troppo dura, e mettiamo semi della flora mediterranea. Sono semi di carrubo, di filirea, di mirto, di ginepro, perché sono piante che si adattano benissimo al nostro clima. Due anni fa abbiamo lanciato la grande sfida. In un anno ci siamo posti l'obiettivo di seminare 1 milione di semi e piantare tantissimi alberi. Questa sfida l'abbiamo lanciata a livello nazionale, oltre che in Sardegna. Invitavamo tutti a piantare alberi e ad unirsi a noi qui, perché facevamo delle iniziative, degli eventi per andare a piantare alberi, lanciare le palline d'argilla. Tutte le settimane abbiamo lavorato tantissimo e quindi abbiamo anche invitato le scuole. C'è stata una grande adesione e abbiamo superato di gran lunga quell'obiettivo. Infatti dal 2012 abbiamo l'associazione, diciamo, ha piantato 6.000 alberi, interrato 3 milioni di semi. Io sento questo come un dovere, di piantare alberi, ma anche di cercare di far partecipare il numero maggiore di persone. Partecipano in tantissimi. E creiamo degli eventi in cui prepariamo le palline d'argilla e poi dopo in un altro evento andiamo a lanciarle. Tutti ci dicono, dopo che ho partecipato a questi eventi mi sento più felice, più contenta. In questo modo si sentono protagonisti del cambiamento, è questo che vogliamo. La sfida continua e continueremo sempre, perché diciamo che come gli umani sono molto in debito nei confronti della terra e siamo anche molto in ritardo rispetto a quello che potremmo fare per cambiare le cose. Abbiamo molto molto da lavorare. L'Italia che cambia per me è il potere che ognuno di noi di poter cambiare le cose,
di poterci unire tutti insieme, senza confini, senza, per me non esistono barriere, confini. Noi siamo in un'isola, siamo separati dal mare, però ciò che ci unisce è proprio l'idea di voler creare un mondo migliore per tutti. E quindi il mondo migliore si può creare proprio iniziando nel nostro piccolo tutti i giorni, tutti insieme. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.